Ciao a tutte ragazze, come potete vedere ho cambiato un po' postazione, mi sono messa un pochettino in giardino perché il tempo lo permette, si sta bene, c'è un bel venticello freschetto e quindi si sta davvero molto molto bene. Questo è un video in collaborazione con Eleonora, a cui mando un grandissimo bacio e vi lascio giù il link del suo canale di YouTube. Allora, questo è un videotag e se i miei trucchi scomparissero? Se i miei trucchi scomparissero è capace che mi viene una crisi, una mossa, un qualcosa del genere, perché sono davvero tanti e li colleziono con molto molto affetto, anche se devo dire la verità, tendo sempre ad usarli tutti, quindi non è raro che compro qualcosa che poi alla fine non utilizzo. Devono essere 10 prodotti, quindi davvero tutto il vero necessario che ricomprerei se i miei trucchi sparissero. Allora, partiamo dal viso. Una cosa che ricomprerei assolutamente, e perché utilizzo davvero tutti i giorni e che non posso farne a meno, è il correttore. Il correttore è questo qui di MAC, lo Studio Finish, molto coprente, coprentissimo questo correttore, ed è quello che io adoro in assoluto e che copre bene le mie occhiaie. Quindi questo correttore. Poi, che cosa andrei a ricomprare come secondo prodotto? Visto che questo è finito e che dovrò ricomprarlo, è il fondotinta. Il fondotinta, questo qui mi trovo davvero molto bene, è di Deborah. Si chiama Comfort Lift. Devo dire che dura tanto, non mi lucida tantissimo e molto molto coprente. Quindi mi è piaciuto tantissimo questo fondotinta, come potete vedere è finito fino all'orlo. Cioè, se voglio prenderlo devo fare tipo così. Davvero molto bello, coprente, quindi costa, non so, sui 13-15, non lo so, però è davvero un bel fondotinta. Un altro prodotto, quindi il terzo prodotto che ricomprerei è assolutamente una cipria. Io in questo momento sto utilizzando questa qui della Too Faced, che è davvero molto bella. Questa qui è stato un regalo di mia sorella, lei l'aveva inizialmente l'aveva presa prima per lei e poi ha deciso di regalarla anche a me. Molto carina, traslucida, ha la sua spugnetta incorporata, lo specchietto e tutto. Se dovessi scegliere, io ho finito un campioncino di quella lì della Hollywood Veneme Makeup e quella era davvero una bellissima cipria anche quella. Quindi o comprerei questa oppure la cipria della Neve Makeup di Hollywood, ma trovo che questa sia molto più pratica perché appunto è compatta. Ricomprerei la cipria per quale motivo? Ricomprerei la cipria perché quel correttore, essendo molto coprente, molto cremoso, tende ad andare a finire nelle pieghette, quindi per tamponare fondotinta e correttore avrei bisogno per forza di una cipria, se no il risultato sarebbe davvero brutto e come meglio non mettere poi alla fine un correttore o un fondotinta se devo essere lucida e se devo avere tutte le pieghette in vista. Quindi ricomprerei la cipria, questa qui. Per non farci mancare nulla, quindi per non farmi mancare nulla, sceglierei questo prodotto che è una palettina della Sleek in modo da avere tanti tanti ombretti che io sinceramente questi colori utilizzo molto molto spesso perché come potete vedere questa qui è la Eau Naturelle ed ha dei colori che partono dal bianco, poi vanno a fare tutte le sfumature dei vari nude, beige, eccetera, fino a finire a dei colori più scuri che vanno dal verde scuro fino al nero ed è una palette davvero molto molto carina, quindi ricomprerei questa giusto per avere tutti gli ombretti. E poi che cosa comprerei? Di sicuro il mascara. Ora, dipende come va un po', come sto con la saccoccia. Quindi, se dovessi scegliere dei mascara, sicuramente due che adoro e che sono molto molto belli sono questi qui della Essence. E sono il Lash Mania e questo qui. Questo qui sarebbe il Essence Maxim Definition Mascara. Sono entrambi di mascara molto belli e questo qui in particolare ha un pennellone davvero gigantesco ed è molto molto nero. Invece questo qui ha un pennellino in silicone, però alza e definisce davvero bene le ciglia. Quindi comprerei sicuramente di nuovo un mascara tra questi due che sono low cost. E invece se avessi qualcosina in più da spendere, sinceramente comprerei questo qui che è il The Real di Benefit. Questo mascara è davvero stupendo e magnifico. Ha
questo pennellino sempre in silicone, però sono davvero hanno dei denti, tra virgolette, così scovolino, dai più piccoli a più grandi, poi alla fine ho fatto anche un po' pallina in modo da poter raggiungere anche le zone più difficili senza sporcarsi oppure senza avere la paura di ficcarselo negli occhi. Quindi comprerei sicuramente il mascara e sceglierei sicuramente tra questi tre. Un'altra cosa di cui non potrei farne assolutamente a meno è l'eyeliner. Ora, di economico sicuramente ricomprerei questa che ho utilizzato quasi tutti i giorni ed è davvero molto bella. Si è cancellato persino il nome, è della Essence e della Liquid Ink Eyeliner, se non sbaglio. È nera, molto nera, dura tanto ed è un pennellino questo qui, morbido. Quindi adesso è finita, io la ricomprerò perché mi è piaciuta tanto ed è molto molto comoda. Se no, se avessi qualcosina in più da spendere, sicuramente prenderei la Fluid Line di MAC, la Black Track, perché è davvero molto molto più scura di quella ed anche più lucida. È davvero un eyeliner in gel molto molto bello, non tende a seccarsi subito col tempo, insomma è una bellissima eyeliner ed anche questa, come potete vedere, è molto molto utilizzata. Un altro prodotto che acquisterei sicuramente è un pennello per gli occhi, almeno per truccarmi, giusto per non usare le dita, e in questo caso è questo qui della Lauren Luke, che è molto molto simile al 217 di MAC, quindi un ottimo dupe. Sono davvero dei bei pennelli, economici soprattutto, e fino ad ora io l'ho lavati tantissime volte e non mi hanno ancora perso un pelo, quindi utilizzerei questo qui, che potrei utilizzarlo sia in questo modo, quindi andando a picchiettare l'ombretto, e alla fine sfumarlo anche. Quindi con questo pennello potrei avere due applicazioni, quindi comprerei sicuramente questo pennello giusto per non applicare le cose con le dita. Un'altra cosa che ricomprerei, viste le mie esigenze, che ho delle sopracciglia un pochettino sfoltite, è questa matita qui per sopracciglia della Essence. Anch'essa molto carina, un bel marroncino, come potete vedere è quasi finita, io ne ho già ricomprata un'altra perché quando vado allo stand, non so voi, ma è molto difficile ritrovare le cose. È di un bel marroncino, adatto per le mie sopracciglia. Quindi comprerei la matita per le sopracciglia per andare a ridefinire le mie sopracciglia, quindi perché davvero le sopracciglia sono la cornice anche di un viso e degli occhi soprattutto, e quindi è una cosa per me essenziale. Ultimi due prodotti, utilizzerei e ricomprerei sicuramente un blush e soprattutto questo blush qui. È della Kiko, è della collezione, non ricordo adesso che collezione sia, non mi viene assolutamente in mente il nome, ed è comunque il numero 4, Absolutely Berry. Sono tre colori, quindi, che vanno questo qui più scuro, poi c'è questo rosato qui più chiaro, fino a questo qui da poter utilizzare anche come illuminante, oppure se avete una carnagione chiara va benissimo utilizzarlo anche come blush. Comprerei questo perché avrei tre, come se avessi tre prodotti in uno, quindi o li miscelerei oppure li utilizzerei entrambi da soli, quindi avrei anche un illuminante perché questo qui io lo utilizzo come illuminante sul mio viso. E un ultimo prodotto che comprerei è sicuramente un rossettino, un rossetto nude, perché tendo sempre ad usare anche di giorno molto rossetto nude, quindi molti rossetti nude, quindi non tendo sempre a mettere rossetti molto forti. È un colore che mi piace davvero tanto e, come potete vedere, ho utilizzato anche tanto. È il 393 di Kiko, che è davvero un bellissimo nude, oppure in sostituto a questo comprerei il 396, che è anche uno dei miei nude preferiti. E questi erano i 10 prodotti che io utilizzerei di più, quindi starei bene anche soltanto ad avere questi 10 prodotti, perché andrebbero a ricoprire comunque quello che uso di più, insomma, tutti i giorni, ecco perché non tendo sempre a truccarmi con colori scaggianti tutti i giorni. Nulla, spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete rispondete anche voi con un video tag, magari mettendolo sotto questo video, perché è davvero molto molto carino. Io vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!